La scena in cui le ragazze riflettevano sul divano e sui letti di casa rendeva abbastanza bene l'idea, secondo me, dei momenti in cui le ragazze sono isolate e riflettono e passano la maggior parte del tempo sul letto. A me è piaciuto anche. No. No. Perché era triste, moscio, cioè troppo realistico, forse viene una tristezza infinita. Il finale mi è sembrato un po' troppo rapido, cioè il film mi è piaciuto molto come idea, però alla fine il finale era un po' inaspettato, non so, un po', cioè era molto bella l'idea iniziale di questa comunità nuova che poteva nascere da così da 10 o 7 ragazze che in fondo facevano una scelta controcorrente, però il finale è un finale un po', come dire, solito. Gli sguardi della protagonista, sicuramente le riflessioni, soprattutto quando fanno l'ecografia e lei realizza, insomma, il figlio. It had beautiful cinematography. I mean, I just have to ponder the socio-political message of the film. Just mull it over. It's one of those things that you gotta think it over a little bit. La scena più bella è quella in cui ci sono le ragazze alla fine. Ma direi tutte le scene in cui le ragazze sono riprese nelle loro stanze, molto intime e molto delicate. Un bellissimo film. When they were all getting their sonograms, or because that was like one of the few times that they were actually alone, and you could kind of see their natural reaction without being influenced by their friends. Ma la scena madre, forse quando dalla prima ragazza che rimane incinta c'è questa solidarietà di tutte quante.